Buon pomeriggio e bentornati ad una nuova puntata di Gamma. Oggi continuiamo e concludiamo il nostro speciale dedicato all'evento Un Treno di Sigle. La volta scorsa, se ben ricordate, è stato con noi Simone Poletto. Oggi invece, come vedete sul vostro teleschermo, sulla mia sinistra, in collegamento su Zoom, c'è Francesco Piccardo. Ciao Francesco, ormai sei di casa qui a Gamma. Grazie dell'invito e sono contento di esserci, insomma, qui perché festeggiamo, continuiamo a festeggiare. Innanzitutto, come stai prima di entrare nel vivo del programma? Benissimo, a parte una posizione che è meglio non dilungarci troppo, però va bene. Perfetto. Allora, oggi Francesco avremo due momenti ben distinti. Iniziamo dalla consegna delle targhe che si è tenuto proprio ad inizio della serata, appunto. Ricordiamo che sono stati dati questi riconoscimenti agli artisti. Con chi vogliamo iniziare, Francesco? Allora, posso fare una carrellata, poi tu riempi e fai. Allora, ci sono stati ospiti importantissimi, perché alcuni dei quali io e Simone non vedevamo dall'epoca del Piper. Tra cui Massimo Cantini, Jimmy Tamborrelli e Lucio Macchiarella. In realtà l'avevamo visto qua e là in qualche occasione, però ecco, loro due proprio era tanto tempo e quindi è stata duplice la contentezza di averli in quella bellissima serata. Comunque, tra gli ospiti importanti abbiamo Lucio Macchiarella, che ha scritto tantissimi pezzi sia per i Rocking Horse e non solo, ha scritto anche Coccinella per i Cavalieri del Re. Comunque nomino qualche titolo, i testi di Candy Candy, di Lulu, di tantissimi pezzi, insomma Conan, Mimì la ragazza della pallavolo, la Premagà, tantissimi pezzi. Cantini invece non era paroliere, ma scriveva la musica, quindi Massimo Cantini, fratello tra l'altro di Cantini, produttore in RCA, lui scriveva le musiche, a parte che lui metteva anche le voci nei Super Opon, ecco, importantissimo. Ecco, infatti diciamo questa cosa che magari non tutti sapranno, che in realtà la sigla del Grande Mazinga, le sigle sia del Grande Mazinga che di Daltanius, la voce che noi ascoltavamo nella sigla era proprio quella di Massimo Cantini. Esatto, poi comunque lui ha scritto anche altri pezzi importanti, lui ha scritto la famosa Isola del Tesoro, quella che poi diciamo è stata cantata da Toffolo e in parte da Daghi, e Daghi poi lì fece una sua seconda versione ma non fu approvata, poi ce lo raccontò questo già, no? Ma lui ha scritto anche pezzi che ha cantato la figlia, per esempio all'età della pietra, un altro pezzo del cartone animato, appunto Giatrus, e poi altri pezzi, non so, la fantastica Mimì, Daltanius, a cui ha messo anche la sua voce, ma anche all'età della pietra aveva la sua voce. Esatto, e poi ricordiamo anche Belle Sebastien, visto che abbiamo detto poc'anzi di Fabiana, che è appunto la figlia di Massimo Cantini, c'era anche Belle Sebastien. Peraltro, ecco, voglio ricordare che mentre noi stiamo parlando, i nostri amici da casa stanno vedendo alcuni momenti proprio delle premiazioni, e abbiamo visto anche Massimo Cantini e Lucio Macchiarella, ma ci sono stati anche altri personaggi, appunto, sì, che hanno importanti, ricevuto... stavo appunto stavo nominando appunto Tamborrelli, Jimmy Tamborrelli, che ha arrangiato ma anche realizzato pezzi, ha realizzato Gene Geyser, Geislager, ha realizzato Toriton, ha arrangiato pezzi sia per Goldsand come Mago Fata Zucca Bagata, ma anche per Daghi, ha arrangiato Brunoa, insomma personaggi che magari i nomi per alcuni non significano niente, però se poi uno va a leggere anche che cosa hanno fatto, insomma abbiamo la RCA, abbiamo avuto, a parte purtroppo la presenza di Olimpio che c'è stata in un'altra forma, ma abbiamo avuto veramente il cuore della realizzazione di questi pezzi. Abbiamo della avuto realizzazione, diciamo, come 45 anni di storia di sigle televisive, abbiamo avuto la RCA in poche parole lì, presente, per quello che riguarda appunto il discorso delle sigle televisive.
Bene, Francesco, noi a questo punto ci fermiamo qualche secondo e ci vediamo insieme un estratto di quella serata. In particolar modo abbiamo scelto un frammento dove c'è Mauro Balestra che canta Daitan 3, un momento davvero emozionante. Ce lo vediamo insieme. Grazie per quello che fai, continuerai a fare per noi, Mauro. Eccola. Un applauso al maestro Claudio Balestra. Ed eccoci rientrati in studio. Allora, Francesco, com'è nata l'idea di realizzare questa serata? Allora, l'idea è partita più o meno durante l'estate, da me e da Simone. Ancora non sapevamo esattamente cosa fare, però chiaramente, ahimè, il fatto della mancanza, che è venuta a mancare Olimpio, ci ha dato una spinta in più per fare un qualche cosa che da anni volevamo riprendere a fare dopo le famose notti delle sigle. Quel qualcosa è stato appunto un incipit della scomparsa di Olimpio, ma che poi oltre a questo si è sommato al festeggiamento per i 25 anni dei concerti di Super Robot. Inizialmente era quello, poi si è aggiunto l'altro. Il nome, il treno delle sigle. Qualcuno ha chiesto perché il treno delle sigle e perché non la notte delle sigle versione 4. Esatto. Allora, innanzitutto perché sono passati 20 anni e non ci sembrava anche giusto mettere un seguito dopo 20 anni. È un po' particolare questo. Allora abbiamo detto no, cambiamo genere, il treno delle sigle. Questo titolo, devo dire la verità, a Simone inizialmente non piacque. O meglio, abbiamo cercato di trovare altri titoli, non ne avevamo trovati per un motivo o per l'altro. A un certo punto vada per il treno delle sigle. Ma il treno delle sigle, il treno delle sigle. Dopodiché c'è stata una serata di Daghi in un locale noto. E in questo locale, in questa sala, c'è un bellissimo disegno del Galaxy Express. Da lì l'idea è no, allora il treno delle sigle deve essere quello il titolo. In questo treno di sigle chiaramente immaginiamo che Olimpio conduca questo treno per sempre, ma che non si ferma mai, ma che raccoglie sempre di più gente appassionata e in ogni fermata sale qualcuno di nuovo. E noi siamo seduti accanto al nostro Beniamino, che può essere Daghi, può essere Riccardo Zara per alcuni, può essere Mauro Golzan, Mauro Balestra. E questa è un'idea di fondo per cui abbiamo detto questo deve essere il treno di sigle.
praticamente ormai era scritto ovunque. Esatto, quindi... poi c'era anche una colonna sonora, perché il nostro amico Simone Pellecchi aveva già da tempo realizzato un brano senza poi averlo destinato a questo, che si chiamava Treno of Happiness, e questo brano, appunto, Treno della Felicità, e insomma, alla fine si sposava tutto perfettamente. Che peraltro stiamo anche ascoltando come sottofondo, mentre noi parliamo, ovviamente sotto c'è proprio la colonna portante di questa bellissima musica, che appunto ringraziamo Simone Pellecchia, che ne è appunto l'autore. Volevo aggiungere una cosa, Olimpio è stato importante per tutti gli artisti che sono intervenuti e quelli che non sono intervenuti. Spiegare chi era Olimpio in poche parole è difficile, però lo spiega praticamente abbastanza la frase che noi abbiamo utilizzato sulla targa. Un produttore e musicista, perché lui è stato anche musicista, ricordiamolo, che ha fatto della sua intuizione artistica il suo sesto senso. E volevo aggiungere una cosa importante, che magari Simone l'altra volta non ha detto, che questa frase sì, è stata, lui ha detto, ideata da me, ma un altro merito è stato quello di aver avuto l'ok da Lucio Macchiarella. Cioè, io ho pensato che una persona importante nel mondo delle sigle dovesse dare l'ok a questa frase. Quindi l'ho sottoposta a lui e lui mi ha detto: va bene, aggiungi una piccola cosa, ed ecco lì, e lì hai descritto al meglio la figura di Olimpio. E quindi ero doppiamente soddisfatto io di questo. Ok, Francesco, allora adesso dimostriamo delle pagine tratte dalle agende proprio di Olimpio Petrossi, Francesco, dove appunto lui riportava gli appunti per le registrazioni delle sigle. Ovviamente il filmato che vedremo è commentato proprio da te, Francesco. Dunque, in queste poche pagine si può intravedere quello che erano gli appuntamenti in sala di Olimpio con i vari musicisti e non soltanto, e laddove arrivava un provino, all'epoca arrivavano i provini di questi autori, che poi sarebbero diventati, se nel caso scelti o meno da Olimpio, sigla. A differenza dei Cavalieri del Re, dove non arrivava il provino ma arrivava il brano già finito, perché comunque Riccardo aveva la sala di registrazione. Allora, qui vedete una registrazione di Toriton avvenuta agli studi del Titania il 2 aprile 81, e vedrete anche, sempre tramite queste agende di Olimpio, una data importante, cioè la consegna ad Olimpio di Vicky il Vichingo, da parte Vicky il Vichingo, che poi è diventata Re Artù, quindi la prima versione di Re Artù, da parte di Silvano D'Auria per conto di Riccardo Zara, e poi la consegna del brano finito di Lady Oscar, di Ciappi e dell'Uomo Tigre, avvenuta il 19 gennaio 82. E a conclusione vedete un'altra data importante, il 26 novembre 1981, negli studi di registrazione della sala C dell'RCA, dove Daghi e Lino Toffolo stavano incidendo L'Isola del Tesoro. Ed eccoci rientrati in studio, di nuovo ancora un momento musicale, questa volta insieme a Riccardo Zara e Guiomar Serina con Devil Man. Dominare il mondo, voi con la mappa città, devi me,
Allora Francesco, siamo praticamente arrivati quasi al termine di queste due puntate, di questi due speciali dedicato proprio ad un treno di sigle, però prima di chiudere questo appuntamento volevo dedicare un ultimo momento musicale, questa volta insieme alla musica di Douglas Meeting e dei Super Robots. Il brano che abbiamo scelto è quello di Ken Falco. Francesco, allora siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Certo Marco, però questo momento dei ringraziamenti è importante come tutto il resto della puntata, anzi forse esatto. Di più. Ringraziamo tutti gli autori, interpreti che sono stati presenti quella serata, tutto lo staff di lavoro che ho avuto accanto, prima di tutti Simone, ringrazio te. Grazie. E ringrazio, anzi saluto più che ringraziare, saluto chi purtroppo non è riuscito a venire anche all'ultimo per via di indisposizioni mediche o altri problemi, perché loro sarebbero voluti esserci veramente questa volta. E ringrazio in primo luogo, prima di ognuno però, Olimpio Pedrossi, perché senza di lui non si sarebbe potuto fare questa cosa, ma nient'altro, oltre nessun concerto, nessun disco, niente di niente. Esatto. Arrivati a questo punto, Francesco, stiamo per scendere da questo treno. È stato un viaggio fantastico. No, parla per te. Io da questo treno non ho nessuna intenzione di scendere. Sai che ti dico? Che quasi quasi ci ripenso. Mi fermo anch'io sul treno. No, Marco. Tu hai soltanto il tempo di concludere questa trasmissione e poi dovrai decidere se rimanere o no sul treno. Ok, allora a questo punto io direi di innanzitutto appunto mi unisco anch'io ai saluti che hai fatti agli artisti e poi volevo dire un'altra cosa, che il grazie più grande va sicuramente a colui che ha permesso tutto questo, e quindi ribadisco ancora il mio saluto ad Olimpio Pedrossi, Francesco. Certo. E ricorderemo Olimpio sempre e lo festeggeremo ancora tutte le volte che sentiremo una sigla che lui ha fatto sì che vedesse luce. Esatto. Bene, a questo punto io direi di ricordare quelli che sono i nostri appuntamenti quotidiani sui social di GAM, e quindi potete seguirci quotidianamente sulla pagina Facebook Amici di GAM. E poi ancora ci potete seguire anche su Instagram sul canale GAM_2.0, e poi come dimenticare il nostro sito www.gamtv.it, sempre più vintage. Francesco, allora io rimango sul treno con te e con tutti gli altri, ok? Bravo, ok. Perfetto. Grazie Marco, grazie. No, grazie a te, grazie a tutta l'organizzazione. Io a questo punto vi lascio come sempre alla nostra sigla e vi do appuntamento per una nuova puntata di GAM a domenica prossima, sempre alle 14 e naturalmente sempre qui su Super Six.